Adesso abbiamo il boss. Il build è bello. Il build è bello. E signori, Abyssalot. Dai. Benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube per una nuova partita Magicraft. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il supporto che state dando al canale. Grazie mille a tutti e se non l'avete ancora fatto vi inviterei a lasciare un mi piace e ad abbonarvi. Quindi, let's go signori, oggi un build con la spada Sword of Judgment. E io l'ho già giocato, questo è solamente un pre-partita che registro dopo aver giocato la partita e quindi bando alle ciance, let's go in difficoltà logicamente Nightmare. E allora signori, let's go! Voi l'avete sentito già dal pre-partita, come è andata la partita e che build mi sono fatto? Io mi sono bloccato prima di tutto questi pillar, pop, tutte le magie di evocazione. E vediamo cosa succede in sto game. Io lo gioco adesso, quindi non so dire esattamente cosa succederà. Sono sicuro che diventerà un bel build. Se vedete la partita vuol dire che è diventato un bel build. E quindi sono proprio curioso. Spero magari di fare un build. Non saprei. Oh, mi dà un relitto. Però il relitto aspettiamo. Vabbè, prendiamoci un'altra Magic Palette. E prendiamoci. Oh, Shining Starrow. Non l'ho mai usato Shining Starrow. Ok. Difficile sto Shining Starrow. Lo teniamo che non si sa mai, però è difficilotto da giocare, penso. Andiamo a farci ancora un po' di un'altra spell. Intanto abbiamo preso una Magic Ballot, è molto buono, così abbiamo già due Magic Ballot con la stellina da girare assolutamente. Non penso di farmi un build con la Magic Ballot. Non so che potenza e cosa potremo tirare fuori dalla Magic Palette, ma Rocket Ball Thunderstorm, adesso mi è arrivato un Thunderstorm. Vabbè, prendiamoci un Thunderstorm e una Rocket Ball. La Rocket Ball è molto carina all'inizio, è molto utile perché possiamo radere molto velocemente per il livello. Non penso che la Rocket Ball sia affetta da... Non penso che Rocket Ball sia affetta da... da Radios. Però abbiamo il Thunderstorm e abbiamo Radios. Teoricamente potremmo anche fare così e fare così. E let's go. Andiamo a girare? No, non andiamo a girare. Perché mi è stato consigliato di non girare nel primo stage, nel primo mondo. Mi è stato consigliato di girare dal secondo mondo in poi. In modo tale da riuscire a prendere più magie possibili e più soldi possibili, in modo tale da... Oh, adesso però è un po' snervante perché dobbiamo andare a uccidere, a rompere le casse senza dire spell diretti. Un po' snervante, però mi sembra che con il Thunderstomp dovremmo andare abbastanza spediti. Penetrate Swole non lo prendiamo, prendiamo un po' di HP e Body Size direi. Andiamo a prenderci un relitto, sperando di ricevere un buon relitto. Bene, tac, 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 tac. Relitto, una chance di rigirare il relitto, molto bene. Adesso dobbiamo andare a fare il ragno. Teoricamente dovrebbe andare giù anche abbastanza velocemente. Ah, dovevo magari mettermi la Rocket Ball per il ragno. L'avremmo fatto ancora più velocemente, ma vabbè. Intanto è morto il ragnetto. Bene. Cosa abbiamo? Abbiamo intervallo 0,6 e cooldown 0, però questo qua abbiamo più rigenerazione di vita. Io me lo prenderei e me lo andrei a mettere qua così. Perfetto. Andiamo a girare. Ma sapete che il Thunderstorm non saprei come potenziarlo, il Thunderstorm.
Beh, con il Hoover assolutamente, il top ci servirebbe tanto crit rate. Ci servirebbe... Ah, adesso posso andare a fare così. Adesso posso andare a fare così, andare a rompere le casse con questo qua. Andiamo ad attaccare questi un po' aggressivamente. Ma ci potrebbe anche servire uno split per farlo molto più velocemente. Bene. E adesso ci arriva lo split. Però ci arriva anche lo Levislave. Ma sapete cosa? Che potrei andare a farmi un build con lo... con Evislayer? Con Levislayer? E magari andare a prenderci o uno split o un damage. Andiamo a prenderci un damage. Proviamo sto Evislayer, che non l'ho mai fatto Levislayer. Il radius. Sì, il radius possiamo metterlo anche su Levislayer, molto good. L'Hoover lo teniamo. Andiamo ad aprirci sta porta qua. Vediamo cosa abbiamo qua. Una moneta. Quando entriamo... Ma sì, chi se ne frega. Qua abbiamo 5 secondi. HP del... Oh, bene. Bene. Sapete cosa? Io andrei... a farmi sto build con il... con lo Slayer. Andrei a farmi il build con lo Slayer, sinceramente. E quindi possiamo andare adesso a unire le palline e a girarle. Giriamo. Danno lo... Oh, 50% di danni. Qua abbiamo una valanga di danni. Adesso abbiamo una valanga di danni, quindi andiamo a girarci anche il Thunderstorm. Bene, questo lo teniamo. Questo non ci serve, l'orbita non penso che ci serva. Oh, una Rocket Ball con la stellina, che potremmo andare a girarci. Mana, velocità di Flav, non penso che ci serva, mi serve. Questo ti... Ma... Sì, potrebbe... No, giriamo che potremmo magari trovarci qualcosa che... non penso che mi consumi molto... Non ci serve l'Energy Safer? Dai, uno split. Cosa ci tiriamo fuori? Ci sarebbe servito a dire la verità. Vabbè, andiamo a girarci l'ultima pallina. Un altro split. No, ci giriamo lo split. Rebound non ci serve. Un altro split. Penetration non ci serve. Questo no. Va bene dai. Andiamo a tirarci via sto qua. E questo andiamo a girarcelo, e andiamo a girarci anche questa qua più tardi. Va bene, signore. Non è andata malissimo, eh? 88 danni? Bello! Oh, dai, non siamo messi male, eh? Cosa abbiamo qua? Qua non abbiamo niente interessante, giriamo... Vabbè, dai, prendiamo questo qua. Andiamo ad aprirci la cassa, un'altra. Qua ci abbiamo upgrade un relitto. No, lo teniamo. Andiamo a prendere un po' di soldi e un po' di vite. Andiamo a prendermi un po' di soldini. Non penso che sto split ci serva comunque, perché si splittano le... Però non girano, non fanno danni. Quello è il problema. Vediamo se tenerlo lo split. Io andrei a farmi anche uno shop con 68. No, dai, ci teniamo i soldi, che con 68 alla fine non è che si può fare moltissimo. Oh, questo Slayer mi piace assai. Oh, questo lo prendiamo. Il Thundercore, 25% di possibilità di fare più danni. Lo prendiamo
Però non so, non saprei, non saprei, non saprei. Andiamo a prenderci ancora ancora delle spell da girare. Servono spell da girare, signori, servono. Dai, fuoco. Non bisogna prendere danni stupidi al fuoco. Prendiamoci qua. Trasforma tutti i non boss in monete. Molto good, molto good. Oh, un altro. Oh, un altro. Bene, bene. Abbiamo il boss. Possiamo usare qualcosa per il boss? Dai, usiamo questo qua. Bene, spell radius del. Spell radius. Abbiamo uno spell radius molto più grande adesso. Abbiamo il Venomous. Non dobbiamo prendere danni, signori. Energy Safer mi servirà. Prima l'ho girato, però ci servirà assolutamente l'Energy Safer. Bene, signori, ma che bello! Quanti danni facciamo? Facciamo una valanga di danni, eh. Cosa abbiamo qua? Abbiamo per ogni. Non sarebbe male. Sapete che lo prenderei? Io lo prenderei questo qua. Perché per ogni danno di 45 o più, e secondo noi facciamo 45 o più danni, quindi lo terrei da parte, lo terrei da parte. Cosa abbiamo qua? Tutte le chiste, no, non lo prendiamo. HP, questo lo prenderei che è molto utile. E la prossima porta, la prossima stanza garantita di avere una cesta o una statua, no. Qua garantisce l'accesso a tutte le porte No, ma sì, dai che lo prendiamo, chi se ne frega, chi se ne frega. Va bene, andiamo nella fortezza. Andiamo nella fortezza. Andiamo a prenderci magari un po' di vita visto che ne abbiamo persa parecchio. Bene, guardate qua sono. Quanti bei soldini. Qua ci serve assolutamente un energy saver. Pensavo che non ci servisse, invece ci serve. Bene. Ta, 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 ta. Qua un po' di soldini. Soldini, soldini. Un relitto. Il problema dello split in questo build è che non mi colpiscono i nemici. Non mi sembra. No, sì, mi colpiscono, mi girano e quindi mi colpiscono anche i nemici. Cos'è? Sblocca tutti. Giriamo. Prendiamolo. Prendiamo questo qua a livello 2. Molto bene. Cos'è? Enemy movement, non me ne frega niente l'enemy movement. Vabbè, un po' di gemme che ci possono servire. Ci possono servire. Andiamo a farci. Andiamo a farci. Uno shot, né? O quanto serve più uno shot? Però quasi one shot, eh? Sono quasi one shot i tipi. Bene, bene. Una cassa. Abbiamo preso un altro po' di monete. 124 monete? Bene. Tac, 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 tac. Bene, butterfly, vabbè. Butterfly che possiamo girare. Aspetta che ci mettiamo questi, ce li mettiamo in riserva, questi qua. Ci mettiamo sulla nostra panchina, che ci possono servire. Questo, no, lo venderei. Hoover. Hoover non lo girerei perché ne abbiamo due, però. Vabbè, shop, 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 shop. Lo shop, cosa ci potrebbe servire? Ci servirebbe chiavi, non ci servono chiavi perché possiamo aprire tutte le porte senza le chiavi. E quindi girerei un double shot, lo prendiamo assolutamente un double shot. Mettiamo il posto di questo. Bene, double shot sempre ben accetto. Andrei a girare magari. 0,3 di cooldown. Beh, cooldown abbiamo abbastanza per il momento. Questo non ci serve.
Questo qua no, questo lo giriamo. Simultaneous Fire 3 non ci serve. No, non lo prenderei. Di volare che non ci serve. Questo è un bello. Questo è un bel bastone, devo dirvi la verità, che questo è veramente un bel bastone. Veramente un bel bastone. Però non lo prenderei. Giriamo. Ah, questo lo prendiamo, così ne abbiamo tre. No, ne abbiamo due. Vabbè, lo prendiamo lo stesso. Il mazzo di fiori non lo prendiamo. Giriamo. Questo è il libro, non ci serve. E questo qua non ci serve. Male, è andato male lo shop, bisogna dire, eh. Dato un po' maluccio lo shop. Dato un po' maluccio lo shop. Consumiamo una valanga di mana. Questo lo prendiamo. Il black hole. Bene, bene, bene. Black hole. Così possiamo girarlo. Vabbè. Non dico mai di no. Andiamo adesso a farci un'altra witchwork. Una fortuna della Madocina perché abbiamo preso Black Hole, il Black Hole che non è male. Qua non possiamo, sì, possiamo girarci questo qua, va bene. E io direi di andare a girarmi subito il Black Hole, sperando di riuscire a prendere sta sword. Lo teniamo. Andrei a girarmi le farfalline. Bene. Bene, abbiamo molti più danni adesso. Molto good, molto molto good. Molti più danni. Adesso andiamo a girarci questo qua. Rigenerazione la metterei sinceramente, siccome consumiamo tanta mana. Adesso mi sembra che funzioni un po' meglio. Ci giriamo questo qua. Lo split non ci serve. Va bene. Hoover lo cambierei l'over. Boomerang. Adesso ne abbiamo due. Questi li teniamo e andiamo. Basta, basta, basta. Mi bastano queste cose qua. Mi bastano per il momento. Nello shop non ci andrei. Con se, però ci sono 56. Dai, andiamo nello shop a vedere. Ci sta a prendere qualcosa di raro qua. Vediamo se riusciamo magari a prendere 78 danni. Facciamo. Bene. Per ogni critical hit che non facciamo assolutamente nessun critical hit, giriamo. No, giriamo. Vanta Regenerate. Questa è per rigenerazione di MP. La prenderei, consumiamo tanta MP. Giriamo. Bastone, direi che teniamo questo qua che abbiamo, che non è male. Questo però c'è un po' di radius. Questo c'è un po' di radius. C'è ancora più radius. Quindi lo prenderei. Tac. Così abbiamo. Uppala. Uppala quanto radius che abbiamo. Bene, 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 bene. Giriamo. Ho un'altra rigenerazione di mana. La prendiamo e basta. Non abbiamo più soldi. Adesso abbiamo il boss. Abbiamo il boss che dovremmo fare anche abbastanza comodamente. Sì, sembra di sì. Oh, abbiamo preso troppi danni per i miei gusti. Consumiamo una valanga di mana, quindi assolutamente dobbiamo prenderci un energy safer. Bene. Cosa abbiamo qua? Un Sword of Judgment che lo prendiamo per. Bene, 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 bene. Andiamo a prenderci il relitto. Qua Radius ci serve assolutamente. Con Radius, guardate quanti danni che facciamo. Facciamo danni praticamente a tutti. Come radiamo, signori? Cosa abbiamo? Oh, incrementa i danni del 100%. Sì, lo prendiamo assolutamente. Sì, lo prendiamo quel relitto. Io lo prendo sempre. Anche se prendiamo 70% in più di danni, però facciamo anche 100% in più di danni. Quindi non è proprio bad. Tac, perfetto.
Prendiamoci un po' di monetine. Bene. Ancora un po' di monetine, che ci servono assolutamente, visto che ne abbiamo veramente poche. Andiamo a aprirci la porta, la porta. Bene. Ah! Oh, quanto mi odio quando non sto attento a queste cose qua. Perché non sto attento? C'è solamente un momento dove, quando si può passare. È una meteora. La meteora dovrebbe essere rara, quindi sì, assolutamente. Soldi ci servono adesso. Che abbiamo un paio di oggetti da girare, raro. $117 danni? Non male. Non male. Qua ancora più soldi. Qua cosa c'è? C'è una Rocket Ball che la prendiamo, che possiamo unirla e girarla, e un Thunderstone che possiamo unirlo e girarlo. Molto bene, molto bene. Adesso bisogna stare attenti un po' con la vita, bisogna stare attenti. Andiamo magari a prenderci un po' di vita. Io andrei a prendermi un po' di vita. Potrei da non rischiare troppo. Chiave che non ci serve assolutamente niente. Abbiamo 8 chiavi. Quando non ci servono, logicamente, arrivano tante belle chiavi. Un po' di vita, molto good. E adesso... No, con 42 non ci conviene, non ci conviene. Vabbè, ma intanto... Oh, 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 attenzione. Ah, sono caduto giù. Ma sono caduto giù, l'odio quando faccio queste cose qua. Bene, un po' di soldini. Un po' di soldini. Signori, signori, ci siamo. Non è malissimo come è cominciato. Andiamo a prenderci un po' di vita. Non è malissimo, eh? Veramente non è male. Un po' di vita, bene. E andiamo adesso a prenderci un relitto. $117 danni, praticamente sono tutti one shot. E un energy safer ci servirebbe assolutamente. Potremmo anche trovarne uno, eh. Oh, mi upgrade un relitto? Dai. Sì, mi ha upgradato il radius. Molto bene. Mio Dio, che radius abbiamo, signori. Io prendo un po' di soldi e un po' di vita. Io andrei a prendermi un po' di soldi, visto che abbiamo parecchi da girare, anche parecchi item rari. Oh mio Dio, ma che radius abbiamo? Praticamente è quasi tutto lo schermo. Monete. Se è bello una witchwork. Adesso ci arriva il boss. Questo lo prendiamo. Adesso ci arriva il boss, che è la La cage. Quindi ci serve magari un po' meno di radius, però io mi prenderei un po' più di danno, forse. Un po' meno radius, però un po' più di danno, visto che radius ne abbiamo veramente tanto, eh. Chi se ne frega del radius, andiamo a prenderci un po' di danno, signori. E va bene, dai. E va bene, qua abbiamo praticamente... Certo che potrei fare anche una cosa così, andare a spostarmi questo qua. Qua, quanto abbiamo di... Abbiamo 20 e qua abbiamo 26. Qua abbiamo 210. Questo qua potrei andare a spostarmelo qua così. E questo potrei... no, dai, lasciamo così per il momento. Al momento lasciamo così, però lo proviamo. Proviamo fra un attimo. Oh, oh, oh. Riusciamo a non prendere troppi danni? Ah 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 ah! Va bene, è prima andato signori. Adesso arriva la palla di fuoco.
Ma vediamo la palla di fuoco, che dovremmo anche fare abbastanza facilmente. Tac, 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 tac. Non dobbiamo perdere vita, però adesso dovremmo anche farci tecnicamente, dai. Ah. Va bene. Tac, morta, morta, morta. E ci sblocchiamo anche la porta segreta. Molto good, signori, molto good. Anche la porta segreta. Vediamo qua di prendere tutto il necessario. Cosa c'è qua di bello? Qua abbiamo un cooldown molto più basso. Aspetta che andiamo a sostituirlo magari con questo bastone qua. E molto più spazio, tra l'altro. Abbiamo un altro split. Che lo split lo terrei da parte. Non voglio andare a prendermi lo split. Qua abbiamo le chain che non mi servono. Le chain. E qua abbiamo uno split con il... con questo qua. Madonna, abbiamo tanta di quella roba da girare. Aspettate che vorrei fare, solamente vorrei provare una cosa. Vorrei provare a mettere questo qua qua. No, lasciamo così per il momento. Bene. Bene. Prendiamo tutti questi relitti. Lo proverei dopo nella Witchwalk. Nella Witchwalk vorrei andare a provare una cosa. O nello shop. Shop, shop, shop. Non lo facciamo. Andiamo a fare la Witchwalk, visto che... Oh! Oh, bene. Che bello che mi abbatta anche le sue ossa, bene. Consumiamo tanta di quella mana, che è una cosa incredibile. Guarda che roba, guarda che roba. Una valanga di mana. E andrei a prendermi un po' di vita, visto che abbiamo veramente consumato tantissimo. Però prima di tutto io ci proverei. Io proverei ad andare a fare così. Teoricamente dovrebbe funzionare. A fare così, a fare così, a fare così. E qua ci mettiamo magari... Ma sì, dai, ci mettiamo questo qua. Ma sì, dai, ci mettiamo questo qua. E ci mettiamo anche uno split con il più. E ci mettiamo questo qua così, ma sì, un paio di cose. E ci metterei anche questo qua. Boh, magari una stronzata, Magari una stronzata, però... No, non è una stronzata. Funziona anche molto bene. Funzionava molto bene. Funziona ancora, però piacerebbe averne due di queste spade qua. Speriamo di prenderne due, così facciamo veramente un build di quelli potentissimi. Va bene, andiamo a prenderci la stanza segreta. Cosa c'è? Control, riduci danni. Sì, prendiamo. Ci riduce danni, abbiamo 4. Sì. Witchwork adesso. Mi fa danni? Oh, che brutta. No, non volevo girarla. Vabbè, abbiamo preso anche... preso qualcosa che potrebbe servire. Però non volevo girarla. Non volevo girarla. Io volevo girarmi prima di tutto questa qua, per andare a prendermi magari la sword. Dai, dammi una sword. Non è possibile. Non ci credo. Non ci credo che non mi dai una sword. Le chain non ci servono, è che ne ho già due. Oh. Adesso devi venire a rompermi le palle adesso, Il Thunderstone con... Questo lo terrei, ma solo perché ne abbiamo due. E andrei magari a girarmi...
Cos'ho ancora di raro? C'è ancora qualcosa di raro? C'ho il multishot che lo terrei. C'ho di raro. C'ho un altro multishot. Multishot e andrei magari a tirarmi via questo multishot. E andrei a mettermi questo qua. È che abbiamo solamente una spada. Però funziona molto bene. Funziona molto bene. Se avessimo una seconda spada sarebbe così bello. È che non ne prendiamo seconde spade. Quindi andiamo a girarci. Andiamo a girarci questi qua. La duration non penso che ci possa servire. Che shop, che brutto shop che abbiamo fatto, signori. Che brutto shop. Che brutto shop. Oh. Mi sa che il gioco non regge. Oh mio Dio. Sembra che il gioco non regga. Non regga tutto sto. Tutto sto qua. Cosa prendiamo? Ah, oh, c'è stato il relitto sbagliato. Il relitto sbagliato. Un po' di vita. Andiamo a prendere un po' di monete, assolutamente un po' di monete. Io non vedo niente. Trovassi un'altra spada, signori, se faremo un build così bello con le spade. Ma un build veramente bello. Come facciamo sempre sopra i 45 di danno? Mi triggera sempre il nostro bastone. Oh mio Dio. Forse tirerei via questo split magari. Tirerei via lo split. Andrei a tirare via lo split. Che bello che mi uccide anche i proiettili. Che mi distrugge i proiettili dei nemici. Ma che bello. Tac. E niente. Siamo destinati a non ricevere neanche una spada. Un po' di monete. Andiamo a prenderci. Sì, questa la facciamo assolutamente. Questa stanza qua ho sempre la sensazione che è una cosa un po' fortunata a trovare lo spot giusto dove ne spawnano meno. 9, 8, per esempio sto spot qua o sto spot qua. So che sono random, però anche random. Op. Bene. Cos'è? Ah, una barriera arcana che non ci serve a un piffero, mi consuma anche tre slot. Oh no, ma no. Roba da girare ne abbiamo abbastanza, anche perché duration non ci serve, split non ci serve, la chain non ci serve, non penso che la chain funzioni. No, infatti non funziona la chain. E quindi rigenerazione, ci serve sta rigenerazione adesso? No, non ci serve neanche la rigenerazione. Vabbè. Allora mettiamoci un po' di danni, dai. Ci mettiamo un altro shot. Ci mettiamo un doppio shot. Bene, ci lasciamo un doppio shot. E andiamo a prenderci un relitto, signori. Stiamo veramente facendo il devasto. Veramente il devasto. Relitto. Rigenerazione di vita. No, non la prenderei sinceramente. Riduci danni. Brutto, signori, brutto. Brutto, brutto. Brutto, brutto. Shop. No, andiamo a prenderci vita. Per shop non abbiamo abbastanza. Abbiamo abbastanza monete per andare a fare lo shop. Anche se mi piacerebbe fare uno shop per vedere se riesco a prendere le spade.
Qua devo tirare via magari lo split. Lo split, se no il gioco non regge con tutte queste esplosioni, queste cose qua. Appena finita sto round qua, tiriamo via lo split. Che se no non mi regge il gioco. Tiriamo via sto split qua e ci mettiamo magari... Boh, ci metterei tipo... Sinceramente ci metterei magari... Qui possiamo metterci a posto dello split. Ci mettiamo un po' di danno, dai. E boss? Boss? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma come l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto velocissimi, signori. Veramente veloci. Automatic spell lo prendiamo per girarlo. Bene, questo lo prendiamo. Bene. E andiamo a prenderci un relitto, visto che magie ne abbiamo abbastanza. Devo stare attento a quella lumachina lì. Tac, relitto. Questo è un bel relitto, però se noi ci muoviamo parecchio, bisogna dire, eh? Ruoliamo, dai. Non c'è. Ah, non c'è. Non ne è valsa la pena. Non ne è valsa la pena. Vabbè, andiamo adesso a prenderci. Fanno tantissimi danni queste spade. Ma già di su fanno tanti danni. Pensate se riuscissimo ad averle magari al secondo livello, magari al terzo livello. Questa sarebbe una bella storia. Abbiamo le monetine. Tac tac tac. Altra monetina. 65 monete. Non è bad. Non è bad. Oh. Si è bloccato il gioco. Fatto il gioco, troppe esplosioni. Troppe esplosioni, sì, il problema è con questi nemici qua che sono veramente grandi. Oh! Si è bloccato del tutto il gioco? Oh mio Dio. Dobbiamo andare a cambiare lo spell, signori. Mi dispiace, però dobbiamo andare a cambiarlo. Proviamo a spunarlo solamente una volta, così può andare a cliccare piano piano. Provare a spunarlo solamente una volta sto spell. Che vara che roba. Si blocca praticamente. Abbiamo un Thunderstone che lo prendiamo e questo che è raro che lo prendiamo. Molto bene. Andiamo magari a cambiare lo spell. Che se no... Se no, signore, non vediamo più niente. Oh! Sta lumaca del caspio. Andiamo magari a tirare via il Core Thunder, magari. Oppure andiamo a farci... proviamo a mettere... il Thunderstorm. Proviamo a metterci Thunderstorm, dai. Oh mio Dio. Oh. Ma sembra reggere. Oh mio Dio. Sembra però reggere. Con il Thunderstorm. Oh mio Dio, ma che bastone è? Ma è veramente OP sto bastone. Oh, riusciamo a tirarci via la lumaca? Via la lumaca. Mi è costato un po' di vita, però alla fine è andata via la lumaca. Meno male. 5%. Sì. 5% di moneta in più. Andiamo a prenderci un po' di vita. Un po' o un altro relitto. Qua posso... Aspetta che apriamo la porta. No, non lo faccio, non lo voglio. Andiamo a prenderci un... No, questo è facile. Questo è facile, non è quello difficile. Oh.
Ah no, questo è quello snervante. No, lasciamo stare. Andiamo a prenderci magari un relitto. Sì, andare a prendermi un relitto magari. Beh, molto meglio comunque, questo con il Thunderstorm. Molto meglio con il Thunderstorm. Molto molto meglio. Tac. Cosa ho preso? Oh, cosa ho preso adesso? Che cazzo, troppo velocemente. Oh, 35 danni, è terribile sto qua. Tanto abbiamo preso anche. No, questo lo lasciamo. E Witchwork, Witchwork. Io andavo nella Witchwork adesso. Adesso riesco a trovare finalmente. Finalmente questo qua. Questo possiamo girarlo. Prima di tutto ci giriamo il raro. Bene, Evilslaver, Evilslaver. Adesso voglio vedere cosa succede. Oh mio Dio, bellissimo! Siamo già a 10.000, signori. Siamo già a 10.000 danni. Bene, bene. E quindi adesso andrei a girare qualcosina, tipo il Thunderstone, che non ci serve più. Il Thunderstone, giriamolo. Cooldown, lo terrei il cooldown, sinceramente. Mi potrebbe servire. Questo non è che mi serve. Bene, uno split, ancora uno split. Ne abbiamo due con la stellina. Andiamo a girare il serial. Abbiamo un altro danno, molto bene danno. Bene, abbiamo un altro danno che mettiamo assolutamente qua così. Perfetto. E andiamo a girare la duration. Un range, bene. Andiamo a girare l'overload scatter. Oh, abbiamo questo a livello. Sì. Adesso dai, giriamo. Dacci qualcosa di buono. Dacci qualcosa che ci possa servire. Veleno. Cosa vado a fare col veleno? Via. Fly speed. Mi serve il flight speed, sinceramente. Il flight speed. Non penso che mi serva il flight speed. Non mi cambia niente a danni per secondo. No. Quindi andiamo a girarci il fly speed. Il fly speed via. Radius. Vabbè, adesso radius, questo lo prendiamo assolutamente. Radius. Oh, adesso siamo a 10.000. Bene, andiamo a girarci adesso il reflection. E ti prego, dammi un'altra. Un altro slayer. Bene. Le catene non ci servono, ma possiamo girarlo. Traction. Giriamo. Ah, non possiamo più girare niente perché non abbiamo soldi. Va benissimo, signori. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Radiamo tutto, signori. Radiamo tutto. Witchwork, peccato, ma non ci serve. E niente, io andrei adesso a prendere un altro relitto. Speriamo che. Cosa abbiamo? Ah. Oh mio Dio. Facciamo un build only di questo. Andiamo a prenderci un paio di monete, dai che questo lo prendiamo, che siamo alla fin fine, siamo al terzo livello, è un po' tardi, ma non troppo tardi, indescribable thing. Adesso è invincibile. A questi non posso ucciderli, va bene. Mi sono preso. Arrivano questi qua, attenzione, attenzione, bene, sento che ti muovi veramente da bastasa, eh, da bastardissima.
Però alla fin fine non abbiamo neanche preso tanti danni. Ho messo il razzo, il radius sulla parte sbagliata, penso. Bene, bene. Abbiamo aperto anche una porta segreta. Tac. Cosa abbiamo qua? Per ogni nemico colpito? Ma sapete che lo prenderei sinceramente per ogni nemico colpito? Mi ricarica di 3,3 l'energia. Noi lo prendiamo e vediamo cosa succede. Che tra l'altro abbiamo anche un black hole anche regalato, e quindi not bad. Vediamo cosa succede se noi ci mettiamo qua. Qua il radius lo metterei però piuttosto da questa. Doppel shot questo e questo di 22. Mi sa che questo è più forte, mi sa che questo è migliore di quello che abbiamo. Questo possiamo girarcelo tutto. Un radius lo mettiamo qua. Ci mettiamo un cooldown, lo metterei qua. E va bene, dai. Andiamo a prenderci la porta segreta. Cosa abbiamo? Sì, assolutamente. Duplicate. E questo... a special room. Prendiamo sempre a special room. Abbiamo rinunciato a un po' di vita. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh, 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 oh. Praticamente tutto lo schermo pieno di spade. Che bello signori. Che bello, ne ho penso un paio di monete. Oh mio Dio. Oh mio Dio signori. Oh, che bello. È bellissimo sto build, è bellissimo. È bellissimo. Trasforma tutte. Oh, trasforma tutte. Questo non ci serve perché sblocca tutti gli oggetti nella room. Ma non so se ci serve, sinceramente. Cosa prendiamo? Che porta prendiamo? Ah, questa qua. Potrei anche provare a farla, signori. Signori, è andata anche abbastanza bene. Sono riuscito a farlo in modo abbastanza veloce. Abbiamo preso un accelerator che non so se funzioni anche con il nostro build. Ma io lo terrei prima. Per adesso l'accelerator, vediamo se funziona. Prendi un po' di vita, assolutamente vita. Oh mio Dio. È sempre bello vedere queste cose qua. Ovviamente è tutto. Abbiamo tutto il. Tutto lo schermo fatto di. Di spade praticamente. E andrei a prendermi adesso ancora un po' di. Oh. Ci sarebbe una cassa che non possiamo prendere. Andiamo a prendere assolutamente un po' di vita. Oh, attenzione. Attenzione. Oh, un altro damage. Molto good, molto good. Vita. Qua andiamo a prenderci ancora vita. Logico che andiamo a prenderci ancora vita. Ancora un po' di vita. Qui siamo un po' più safe. Bello. Anche danni siamo messi bene. Al momento siamo messi molto bene. Ah, preso danni. Incrementa i danni critici. No, giriamo. Ma sì, dai, prendiamo qua un po' di danni. Cosa bisogna fare? Non possiamo farci niente. Va bene, andiamo nella side door. Spero di prendermi la ruota della fortuna. No, però va bene lo stesso. No, non ci serve. Summoned limit non ci serve. E control.
Remote control your one. No, non lo facciamo. Non lo prendiamo. Niente, niente, signore. Abbiamo avuto un po' di sfortuna. Tac. Questo lo prendiamo. Arcana la prendiamo da girare. Qua c'è un'altra cassa. Dai, dacci un slowdown, ok. Invisibilità, va bene, dai. Sblocca tutti. Questo lo usiamo che non ci serve a niente. Va bene. Oh, oh. Morti. Morti. Morti tutti, signori. C'è uno shop. Andiamo nello shop. Potremmo teoricamente andare nello shop e vedere se abbiamo fortuna nel prendere la sword. Oh, qua c'è una side door. Cosa abbiamo? Duplicate non ci serve. Garantisce shield, ma no, ma sì, per sé la prendiamo. Reforge all spell in the inventory. Sapete che la prenderei, forse, forse. Oh, questa la prendiamo. Un po' più di MP, vabbè. Questa la prenderei, vediamo se abbiamo fortuna. Va bene. Il 40% me lo trasforma... aspetta, prendiamo anche questa qua. Aspettate, facciamo così. Duplicate, la prendiamo anche questa qua e facciamo. Questa. Via, 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 via. Non era in coin. Non era quella dei coin. O mi sono sbagliato? Non mi sa che mi sono sbagliato. Va bene. Mi sono sbagliato. E ancora un po' di coin. Dopo andiamo a girare. Andiamo a girare e a vedere se riusciamo a trovare qualcosa che ci possa servire. Questo no, non ci serve. Giriamo. Questo no, non lo prendiamo. Anche se ha un doppio shot, però sta andando troppo bene con il nostro bastone. Devo dirvi la verità. Io terrei piuttosto il mio bastone. Qua c'è un energy safer. Prendiamo un energy safer. Ne abbiamo già. Ne abbiamo già uno. Dai che prenderei anche un energy safer. Qua c'è la chain, che sarebbe raro. Chain, che a chain potremmo anche girarla, visto che è raro. Però preferisco magari andare un po' più sulla fortuna. E niente, fortuna non ne abbiamo. Qua ci sarebbe... tiriamo. Dai! Un po' più di damage. Quanti ne abbiamo damage? Damage ne abbiamo ancora uno, lo prenderei. Damage, questo è raro e lo prendo anche questo. Via, via, via. Adesso andiamo via, andiamocene via adesso. Forse prenderei... oh mio Dio. Vedo quanti danni facciamo. Adesso siamo sui 15.000 danni. 15.000 danni, che va bene. Un energy safer. Forse metterei un energy safer al posto di questo accelerator. Cos'è senza l'accelerator? Facciamo lo stesso così tanto danni. Sì, 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 sì. Allora prendiamoci l'energy safer, forse. Forse andrei a mettermi l'energy safer. Lo possiamo spawnare molto più frequentemente. Qua giriamo, tanto per. Qua giriamo, tanto per. Vabbè. E andiamo a fare il boss. Se ne sta andando. Ah! Ah! Oh mio Dio, fammi... oh! Oh mio Dio, ma quanti danni mi fa? Mi fa tantissimi danni. Però anche lui è morto adesso. Va bene. No, no, no. Posso rivivere. Meno male che ho quello lì. Oh mio Dio, meno male che ho quello lì. Bene e bene. Possiamo andare a girarli tutti questi qua. Bene. Oh mio Dio, garantisce... shield. Lo facciamo assolutamente. Oh, avevamo anche quella pozione lì. Andiamo a girare. Andiamo a girare, signori. Ci sarebbe anche una porticina. Andiamoci. E dopo andiamo a girare. E ormai non abbiamo più tanto
Qua ci sarebbe da metterci combina 4 dello stesso genere. Aspetta che andiamo a fusionare prima. Andiamo a fusionare prima quello che abbiamo. Qua abbiamo da fusionare e basta. Proviamo a metterne 4 questi qua. Andiamo a combinarne 4. Raro, questi sono rari però. Normale, normale, normale e normale. Fusioniamo. Un'esplosione arcana. Vabbè, un'esplosione arcana che possiamo girare. Quindi andiamo a girare subito questi qua. Oppure andiamo a girare prima questo qua. Dai, dammi sta. Va bene, dai, un altro multishot. Andrei a girare cos'ho da strong. Oh, di questi ne abbiamo due. Questo andiamo a girare. Oh, tre ne abbiamo di questi Thundercore. E vabbè, il Thundercore lo metto adesso. A sto punto lo metto dentro. Lo metto dentro il Thundercore. Mi serve il Thundercore con le due stelline, andrei a metterlo al posto dell'Energy Saver, quasi quasi. Vediamo se riusciamo a fare più danni di 16.000. No, non ci conviene neanche metterci il Thundercore, devo dire la verità. Il Thundercore non ci conviene, andiamo a girarlo. Dai, dai, dai. Sì, la spada con le due stelline. Sì, la spada con le due stelline. Sì, la spada con le due stelline. Magari giriamola la spada con le stelline. La mettiamo al posto di questa qua, la spada con le due stelline. Va bene. Vediamo se riusciamo a fare un po' più di danno. Siamo ai 18.000, siamo ai 18.000, signori. Arcana esplosione, via, 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 via. Non possiamo più girare più di tanto, eh? Split. Oh, sì, dai, 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 dacci un'altra. Ah, non abbiamo più soldi, non abbiamo più soldi. Peccato. Comunque il build è bellissimo, Anche se non dovessi farcela adesso. Ho comunque fatto un bel build. Sono molto contento. Oh, c'è gelato. Sono molto contento. Direi di girare. Vediamo se riusciamo. Ma sì, dai, prendiamoci questo che ci rigenera un po'. Aspetta. Volevo ancora usare Duplicate questa qua. E trasforma tutti in non boss. Bene. Questo volevo usarla. Adesso proviamo a non raccogliere le monete. Perché vorrei provare a duplicarle. Vorrei provare a duplicare le monete adesso. Va bene, adesso duplichiamo le monete. Aspetta, proviamo sta qua. Oh. Va bene. Duplichiamo le monete. E vabbè, ci rigenera un po' di vita. Interagisci un altro multishot e un altro Thunderstone. Abbiamo un altro multishot. Racco monetine che abbiamo preso. Track. Bene. E adesso let's go. Monetine. Io andrei a prendermi un po' di monete perché momentaneamente relitti siamo anche messi bene. Quindi andrei a prendermi un paio di monetine. Magari ci troviamo un'altra Witchwork. Se abbiamo fortuna. Questi qua mi hanno ucciso molto spesso, sti qua. Stavolta no, carissimi. Stavolta no. Stavolta no, non ce la farete. Va bene. Un po' di vita, un po' di shield e andiamo a prenderci monete, monetine. E ci sarebbe un'altra Witchwork che la facciamo assolutamente, ma prima apriamo la porta laterale, che ci sarebbe questo che lo facciamo assolutamente. Signori, abbiamo preso un Rebound che non ci serve a niente, ma possiamo girare con 93.
monete, possiamo anche girare qualcosina. Qua c'è ancora una porta separata, speriamo di ricevere qualcosa di buono. Dai, 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 dai. Ci sarebbe anche sta qua, che potremmo teoricamente anche fare. È che no, 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 no. Prima di tutto andiamo a unire queste qua. Un altro multishot, di queste non abbiamo abbastanza. Va bene, io direi di andare. Ci abbiamo ancora Rebound lo giriamo. Duration non ci serve. No. Un altro danno molto good. Questo non lo possiamo girare purtroppo, sì. Sì, ma cosa ci potrebbe servire di questo qua? Mi sa che non ci serve. Oh. Energy Safer. Energy Safer non sarebbe malissimo, l'Energy Safer. Un Energy Safer non sarebbe malissimo. In modo tale che possiamo spellare quasi all'infinito. No, terribile. Andiamo a metterci un po' di l'Energy Safer, lo mettiamo qua. Questo lo spostiamo, andiamo a metterci danno. E qua ci mettiamo ancora un po' di danno. Vediamo. 7000, 20000. Va bene, dai, 20000. È abbastanza buono. Forse andrei a mettermi un doppel shot al posto del... No, radius lo teniamo. C'è un altro doppel shot. Non c'è niente da unire, no. Andiamo a girare il navigate. Oh. Non sarebbe male, eh? Non sarebbe male, eh? Mettercelo tipo qua. Perché potremmo metterci tutto l'ambaradan che abbiamo qua. Tipo questo. Ci potremmo mettere tipo... questo. Ci potremmo mettere il doppel shot. E... teoricamente anche un energy safer. Siamo già a 38000. Siamo a 40000. Non è male, non è male. Non è male, siamo a 40000. Forse un energy safer. Sarebbe bello beccarlo un energy safer. Sarebbe male beccarsi un energy safer adesso, eh. Un cooldown. Un cooldown lo teniamo. E serpenti via, via, via. Split, no, via, via. Dai! Dai! Oh, non è possibile, eh? Un cooldown con la stella. Oh mio Dio! Siamo ai 60000, signori. Siamo ai 60000. E va bene. Andiamo a girarci il rainbow. Dai, dacci un cooldown. Speriamo in un cooldown. Va bene, signori. Io direi di andare. Siamo sui 60000 all'incirca. Mi sa che mi serve un energy saver piuttosto. Mi serve un energy saver. Oppure mi serve qualcosa che rigeneri un po' più veloce la vita, forse. L'HP. Non regge, quello è il problema. Il problema è che non regge. Cosa possiamo fare per farlo reggere sto build? Magari tirarci via uno di questi e metterci un cool. Andiamo a prenderci un relitto, vediamo cosa ci arriva, dai. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Via. 9 shield. Vabbè, ci prendiamo sto qua di 9 shield, così intanto ci facciamo un pochettino di shield. Shop non ci andiamo, dobbiamo prendere le monete. Che bello sto build. È bellissimo. È bellissimo, signori. Abbiamo una side room, molto bene. E adesso abbiamo il boss. Abbiamo una side room, non so cosa... E tutti i danni del 10%.
riduce per ogni pozione che usiamo, chi se ne frega. Un po' più di mana, dai, dammi 15, dammi 15, meno 5, male. Dal trappole non ci interessa. Massimo HP meno 10, ma sì, chi se ne frega. Questo lo possiamo prendere, ci servirà. Overload Scatter, HP regenerazione del nemico, chi se ne frega. Max HP meno 20, movimento, chi se ne frega. E più, un po' più di HP. Beh signori, adesso abbiamo il boss. Il build è bello. Il build è bello. E signori, Abyssal Lord. Abyssal Lord. Dai, 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 dai. Prendiamo un po' di shield. No, purtroppo non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Però, signore, è stato un bellissimo build. È stato veramente un bel build. Veramente bello. Veramente bello, bello, bello. Energy Safe ci sarebbe servito. Vabbè. Signori, grazie a tutti per aver guardato la puntata. E vi lascio a degli altri video. E alla prossima, signori. Ciao.